Qui siamo a Copenaghen, di fronte al Ministero dell'Immigrazione. Quello che è successo in Danimarca con le vignette su Maometto non ci deve sorprendere. Da 5 anni il governo di centrodestra è in balia di un partito di estrema destra. Il Partito del Popolo è una formazione nazionalpopulista. Fondato nel 1995, si impone come terza forza del Parlamento danese alle elezioni del 20 novembre 2001, poco dopo gli attentati dell'11 settembre. Nel 2005 il gruppo guidato da Pia Kjærsgaard guadagna nuovi consensi. Alle elezioni di febbraio supera il 13%. Ma la spinta decisiva arriva sull'onda dello scontro, innescato dalla pubblicazione sul quotidiano conservatore Jyllandsposten di 12 caricature di Maometto. Un'offesa per i paesi arabi che decretano un embargo commerciale contro la Danimarca. Tutto il mondo islamico scende in piazza a protestare. I disordini causano la morte di decine di persone. Il governo danese difende la libertà di stampa contro le accuse di blasfemia. Il Partito del Popolo soffia sul fuoco e nei sondaggi i proclami contro gli stranieri diventano molto più forti di quelli storici contro le tasse e l'Unione Europea. The political debate in Denmark has changed a lot during the last 5 or 10 years. Now it's getting more common to say bad things about immigrants and Muslims in particular. In Danimarca gli extracomunitari sono solo il 4%, ma sono il capo espiatorio di ogni problema, nonostante la disoccupazione sia ai minimi storici. In cambio dell'appoggio esterno al governo di minoranza liberal-conservatore, il Partito del Popolo ha ottenuto una nuova legislazione in materia di immigrazione, attualmente la più severa d'Europa. Sono stati tagliati finanziamenti pubblici alle associazioni antirazziste. In Danimarca, paese con una storica tradizione progressista, l'aria è davvero cambiata e la tolleranza non è più la prima virtù. The situation is that there's a lot of foreigners who can't find jobs and who are on no or very very low benefit from the government, so it's a war if you're a foreigner to get a real job. Vita dura per gli stranieri, ma anche per i matrimoni misti. È domenica mattina, ma Louise è sola. Suo marito Ali è turco. Prima di vivere insieme a Copenaghen hanno dovuto superare una vera odissea. Per aggirare la legge hanno vissuto prima in Olanda e poi in Svezia. Le nuove regole prevedono infatti che sia possibile un ricongiungimento familiare solo dopo che entrambi gli sposi abbiano compiuto 24 anni e dimostrato di avere un legame più importante con la Danimarca che con il paese d'origine del coniuge. Regole capestro, ma non è finita qui. La coppia deve anche avere un lavoro e una casa, non pesare sull'assistenza sociale e fornire garanzie bancarie. Basically what the government wants is that they want to loosen regulations as far as highly educated people are concerned. They want to attract highly educated immigrants, and on the other side they want to limit the numbers of family reunification. Negli ultimi 5 anni le domande di riunificazione sono calate del 70%. Le nuove disposizioni hanno provocato la fuga di molte coppie verso i paesi confinanti. La Germania, ma soprattutto la Svezia, unita a Copenaghen da un ponte tunnel di 16 km, prontamente ribattezzato Ponte dell'Amore. L'ha attraversato anche Fatme, che ha il passaporto danese ma ha sposato il libanese Ali. I'm married and I wanted to have my husband to live with me in Denmark, but because I'm only 20 years old, I cannot take him to Denmark because there are some rules, the 24 rules, which says that I cannot take him to Denmark before I'm 24 years old. Ufficialmente la legge è stata voluta per limitare i matrimoni forzati tra gli immigrati. Di fatto però queste norme ostacolano la vita quotidiana di tante famiglie. I provvedimenti sono stati criticati anche dalla Commissione del Consiglio d'Europa per i diritti umani. L'assurdo è che le direttive europee sono molto più liberali e valgono per i cittadini dell'Unione che vivono in un altro Stato membro. Grazie alle norme di Bruxelles, per un danese con un coniuge straniero è paradossalmente più facile vivere all'estero anziché in Danimarca, dove vigono leggi più restrittive. Per questo motivo, dal 2002 circa 1200 persone all'anno emigrano in Svezia o Germania, per poi magari rientrare in Danimarca come cittadini dell'Unione Europea. Da 3 anni Bulet vive a Helsingborg, in Svezia, dove presiede l'associazione Matrimoni Senza Frontiere, che fornisce assistenza sociale e consigli legali a chi fugge dalla Danimarca per amore.
Vivendo all'estero, Bulet ha perso il diritto di votare in Danimarca. Ha già ottenuto la nazionalità svedese. Ma ogni giorno prende il traghetto per tornare a lavorare a Copenaghen. What happened was that I studied Arabic in the university in Denmark and I went to Egypt to finish my studies and I studied in Egypt for 2 years and then stayed 3 more years working. So when we came to Denmark we were told that because I had been in Egypt for 5 years and my husband had only been in Denmark for holidays and so forth for 6 months and I speak fluently Arabic and my husband didn't speak Danish, then we had more commitment to Egypt than to Denmark, so we could not stay in Denmark. Il caso di Bulet è solo uno dei tanti che testimoniano l'assurda ma decisiva interpretazione del concetto di appartenenza a un luogo. Non conta la tua volontà, ma solo il tuo passato, o addirittura quello dei tuoi parenti. L'estrema destra è riuscita a rendere più severe anche le condizioni che regolano la naturalizzazione, compreso un esame di lingua e storia danese che risulta difficile anche per molti nativi. Di fronte a tante barriere è molto più facile varcare il confine con la Svezia, tanto vicina quanto ospitale. First time I came to here and I was in the immigration, they gave me 5 years permit here just in 2 minutes. It was so quickly. And I have been here for 3 years. How come I will get back to Denmark? Because I built myself here.